Ah, benvenuti ragazzi in questo nuovo video, vi parlo di lui, CrossCall Action X3, che è un dispositivo molto particolare, vedete com'è bello nerboruto, bello bombato, muscoloso, sì perché è un device, si dice rugged, quindi che resiste a tutta una serie di particolari sollecitazioni che possono essere date dalle condizioni di lavoro di una persona o semplicemente insomma dalla situazione, dal momento dove vi trovate. Faccio un esempio proprio stupidissimo, un muratore che ogni volta deve tirare fuori lo smartphone dalla tasca, rimetterlo dentro magari sporco di malta oppure un imbianchino sporco di colore, che magari è sulla scala di una certa altezza, gli casca il telefono per terra. Insomma, sono dispositivi che devono resistere a queste sollecitazioni, ed ecco svelato il motivo per cui ve lo porto sul mio canale, perché è un device particolare che potrebbe interessare a qualcuno di voi. Ragazzi, non si è fatto niente, è un rugged, vedete, resiste anche a queste sollecitazioni. Dai, ma vi eravate spaventati? Ma e poi ha delle certificazioni militari per quanto riguarda gli urti, quindi capite bene che se anche semplicemente che bello lanciare i telefoni senza curarsi dove casca, come casca, perché tanto non si fa niente. Vedete che comunque la resistenza c'è. Tra l'altro, lo schermo è già munito di pellicola protettiva. Vi consiglio veramente di non levarla. Ma per parlarvi di questo direi di andare in un posto un po' meno rumoroso, perché sono esattamente di fianco al fiume e forse non è proprio il massimo, diciamo. Oh, e continui a cascare, Cristo santo! Non è mica che è una cosa simpatica. Ecco, qui sarà sicuramente molto più tranquillo. Allora, questo video sarà tutto girato con la fotocamera posteriore di lui. Non sarà una qualità super eccelsa, però ragazzi, riesce a tirare fuori tutto sommato un buon audio. Infatti ci sono due aperture qua vicino al sensore per il microfono posteriore. Questo device costa sui 300 euro. Se vi interessa l'acquisto, lo trovate direttamente su Amazon, link in descrizione. Naturalmente è pensato appositamente per un utilizzo outdoor. Guardando un attimo cosa c'è all'interno della confezione, troviamo tra le altre cose le cuffie con anch'esse protezione IPX6 in questo caso. Infatti ci ho fatto la doccia, ho collegato le cuffie sotto la doccia. Ovviamente se entra un po' d'acqua è un po' complicato sentire, si sente un po' tutto ovattato, però funzionano, resistono anche loro molto bene. Poi troviamo un caricatore da 10 watt e un aggeggino, un gadget che fa parte di tutta una serie di altri gadget, però in confezione vi viene fornito solo questo, che è l'X-Blocker. Infatti vedete che nella parte posteriore di questo device, esattamente al centro, c'è questo tondino di color oro, diciamo, che si chiama X-Link. È magnetico e appunto andando a collegare questo X-Blocker ai lati del dispositivo, possiamo usare poi questo magnete per ad esempio andare a fissare questo dispositivo su altri supporti. Però ci sono anche tanti altri gadget, ovviamente come vi dicevo non forniti in confezione, che però esistono e CrossCall li vende, come ad esempio un piccolo power bank da agganciare appunto tramite questo X-Link per dare un po' di autonomia in più al vostro device. È un po' la stessa cosa che vediamo con le Moto Mods di Lenovo praticamente. Ora vediamo un attimo all'aspetto estetico. Comunque vedete che lo spessore di 12,5 mm si fa sentire assolutamente, è piuttosto grosso, però è un compromesso insomma se volete avere un dispositivo comunque resistente. Stessa cosa per quanto riguarda il peso, 213 grammi, non sono pochi, in tasca si fanno sentire. Però abbiamo detto che tutto ciò insomma serve a garantire una estrema solidità e questo dispositivo è appunto solidissimo. Adesso vabbè, avete capito che il jack audio da 3,5 mm c'è e come, sì, ed è posizionato al di sotto di questa protezione sempre in plastica come tutta la scocca, che serve per non far entrare dentro acqua fondamentalmente. Stessa cosa accade per l'ingresso Type-C e ragazzi mi sono stupito di questa cosa, pensavo che ci fosse un più anacronistico micro USB e invece CrossCall ha deciso di fare questo passo in avanti e non posso che essere contento. Un dispositivo che si impugna bene, un buon grip, anche se a questo punto sinceramente mi sarei aspettato qualche inserto in gomma e non in plastica per appunto aumentare ancora di più questo grip. Ah, un'ultima cosa, una particolarità, c'è anche questo pulsantino rosso zigrinato nel lato destro che se premuto potete scegliere voi l'azione da eseguire da parte del telefono. Io ho impostato ad esempio l'accensione della torcia, però potete far partire la fotocamera o altre applicazioni o altre funzioni, insomma tutto questo regolabile dalle impostazioni. Adesso però veniamo un attimo al display. 5 pollici LCD Full HD, no? HD era, no? Sì, HD, non Full HD, mannaggia. Però devo dire che la resa non è male. Tonalità cromatica che sì, ci siamo, è abbastanza ben calibrata, forse leggermente tendente all'azzurrino, non si può modificare dalle impostazioni. Prima cosa, seconda cosa, i colori non sono particolarmente accesi, non ci troviamo davanti d'altronde ad un AMOLED, no? Invece la risoluzione, che è solo HD, devo dirvi la verità, non mi ha creato particolari problemi, no. L'unico difettino secondo me di questo display è che presenta una sorta di effetto ghosting, effetto trascinamento, che è un po' lo stesso problema
problema che si vedeva su Moto G5S Plus, ad esempio. È una cosa che mi dà particolarmente fastidio, devo essere sincero. Però ci possiamo consolare con un paio di feature aggiuntive che possono fare comodo. Uno, il display ambient, oltre alla modalità guanti, eccoli qua. Perché dovete sapere che quando faccio le recensioni con lui, come sto facendo ora, all'aperto, e ho questi bei guantini e fa freddo d'inverno, non tutti i dispositivi supportano i guanti non touch, questi non sono touch. Con questa apposita modalità guanti li prenderà tranquillamente come un tocco normale. Per quanto riguarda invece componentistica interna, Snapdragon 430 octa-core 1.7 GHz, ovviamente è un processore di fascia medio-bassa, accompagnato da 3 GB di RAM, però nonostante questo il sistema operativo Android 7.1.2 praticamente stock gira che è una favola. Ogni tanto c'ha dei micro lag, dei piccoli rallentamenti rari in puntamenti, però non mi sarei aspettato una user experience comunque così fluida, piacevole e senza intoppi come questa che offre questo cross-call. Una cosa sola, se siete dei videogiocatori non è il telefono che fa per voi, non so neanche perché ve lo sto a dire. Uno tra i giochi che ho giocato è Asphalt 9, ci ho giocato un bel po' e vi posso dire che livelli grafici ai minimi dettagli, e anche qui frame rate che non è sempre stabile, in tutti i casi non è un chissà che frame rate, vedete che va un po' a scattini, il processore e la scheda grafica fanno un po' di difficoltà ad eseguire questo gioco. Ma dato che ci siamo, che sto parlando di sistema, vi voglio parlare di un'applicazione installata di default che si chiama X3 Sensors e adesso ce l'ho scritto qui. Vedete che il mio iPhone non mi piglia il guanto? In pratica vi mostra video tutti i dati catturati dalla bussola, dall'accelerometro, dal GPS, dal sensore di prossimità, da quello della luminosità, quello Bluetooth, le reti mobili e la scarica della batteria. È bello perché sono tutti dati che non sono di facile reperimento su un comune smartphone, se non tramite applicazioni di terze parti dedicate, insomma non è così immediato. Invece qui avete questa app installata che vi fa vedere tutto questo, tutto ciò di cui avete bisogno. Molto completa, molto precisa. Forse per alcuni dati di alcuni sensori, insomma, trova un po' il tempo che trova. Però ho apprezzato assolutamente. Ora però passiamo ad un altro punto di forza di questo smartphone. Il primo sicuramente è la qualità costruttiva, la resistenza ad urti, immersioni, eccetera. La seconda, secondo me, la fluidità comunque del sistema, buona user experience. E la terza è appunto l'audio. Ci abbiamo anche una quarta che è la batteria però. Speaker posizionato nel lato inferiore. Voi direte, ma allora che succede se io lo appoggio su una superficie piana? Assolutamente niente, sembra che la resa della qualità delle onde sonore sia sempre la stessa. Hanno studiato sicuramente bene questa cosa, il volume appunto è molto elevato, magari tende leggermente a distorcere un poco le alte frequenze a volume massimo, però fidatevi che veramente vi spacca i timpani. Ma ora un altro punto forte di questo device che vi ho già accennato è la batteria, 3500 mAh di capienza e ragazzi dura fino a 2 giorni di utilizzo con un uso medio, e non è assolutamente male. Se lo stressate molto di più, un giorno e mezzo magari, ma una giornata vi dura sempre e comunque. Detto ciò, ora parliamo di una cosa che è tutto fuorché un punto forte di questo dispositivo, che è il comparto fotografico. 12 megapixel singolo sensore posteriore e 5 megapixel frontale. Non è un camera phone, nemmeno lontanamente. Ho fatto un piccolo test in condizioni di low light, guardate. Allora, che dire, nitidezza, qualità dell'immagine, insomma sì, ci siamo, è un Full HD, non è niente di che, trascinamento finché se ne vuole. Ecco, quello che ha destato più perplessità è la taratura dei colori, che spesso aggiusta, continua ad aggiustarla, ma spesso mi vedo costretto io, tramite l'applicazione di default, ad impostarne una personalizzata tra i vari preset presenti. Vediamo un attimo la fotocamera frontale. Ed eccoci qua, effetto trascinamento, finché se ne vuole, di qua, mamma mia, guardate che roba. E per quanto riguarda la stabilizzazione, devo dire che ho visto assolutamente di peggio, sia frontale che posteriore, che tutto sommato non si comportano poi chissà quanto male. Io direi che possiamo però terminare parlandovi un attimo del fatto che dispone di 32 giga di archiviazione, però c'è la possibilità di espansione tramite lo slot dual nano sim fino a 128 giga tramite micro SD appunto. Per quanto riguarda il dual sim, è un funzionamento abbastanza strano, non sembra supportare il dual 4G, vi spiego meglio. Ho utilizzato sia una schedina Iliad che Kena Mobile. A proposito, il video su Kena arriverà a prestissimo, quindi mi raccomando seguitemi. Quando imposto la rete dati predefinita, quella di Iliad, entrambe le sim funzionano senza problemi, ovviamente con i dati di Iliad. Se metto Kena invece, la scheda Iliad sparisce, non posso ricevere né sms né chiamate. Ho provato un po' a smanettare con le impostazioni del 4G, del roaming, perché Kena richiede il roaming, però a quanto pare non cambia la situazione. Ma detto tutto ciò, che cosa acquistate per 300 euro?
un dispositivo solido, affidabile e resistente a tutte le intemperie a cui lo sottoponete. Ecco, credo che il termine usato, affidabile, sia forse quello che meglio riassume questo dispositivo. Ragazzi, per questa recensione è tutto, ma fatemi sapere anche voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati. Attivate la campanellina. Ciao ragazzi!